Problema numero 4, due solenoidi identici affiancati uno di seguito all'altro come un unico solenoide in cui scorre la stessa corrente in minuscolo. Filo metallico sospeso tra i solenoidi e appeso alle molle. Quando passa la corrente nel filo metallico in maiuscolo si produce un allungamento delle molle. Allora bisogna innanzitutto capire i versi delle due correnti, la corrente che scorre nel filo e la corrente che scorre nel solenoide, naturalmente con il ragionamento visibile. Poi vengono dati tutti questi valori sperimentali, di cui alcuni sono inutili, come per esempio la massa del filo, e bisogna calcolare la corrente che scorre nel solenoide, sapendo che i dinamometri si allungano da 22 a 23,8 cm. Si ricorda anche che due dinamometri in parallelo, come questi, si comportano come un solo dinamometro, cioè una sola molla di rigidità doppia. Innanzitutto dobbiamo capire il verso delle correnti. Proviamo con questo verso qui, nella corrente del solenoide, e questo verso, la corrente nel filo. Per la prima regola della mano destra, il solenoide fa un campo B rivolto verso sinistra al suo interno. Lo si capisce mettendo le dita della mano destra lungo la corrente, il pollice della mano destra ci dà il campo B. Adesso utilizziamo la seconda regola della mano destra per vedere la forza magnetica che subisce questo filo percorso da corrente. Questa è la formula di Faraday, qui ci va la corrente I maiuscola nel filo, la corrente che subisce, che immaginiamo che venga verso di noi. Abbiamo ipotizzato che viene verso di noi guardando da qui. Poi, come al solito, sull'indice mettiamo il campo B che va verso sinistra e la regola della mano destra ci dice che la forza magnetica va verso il basso. Questa è la situazione e dunque le correnti sono state scelte nel verso giusto perché si voleva che le molle si allungassero, le molle dei dinamometri, quindi la forza magnetica doveva tirare giù verso il basso. Vediamo anche l'angolo alfa tra la corrente e il campo B, è questo, è un angolo di 90 gradi. Sarebbe questo angolo qua. Perciò quando andiamo a scrivere la legge di Faraday in forma scalare, togliendo i vettori, possiamo porre seno di pi greco mezzi uguale a 1. Nel campo B generato dal solenoide c'è la nostra incognita, che è la corrente appunto che scorre nel solenoide, questa è l'incognita. Mentre invece conosciamo la densità lineare di spire, perché ne sono 600 in 8 cm. Volendo potrei anche considerare il solenoide unico intero formato dai due solenoidi in successione, però il risultato sarebbe lo stesso, sarebbero 1200 spire nel doppio della lunghezza, ma la densità lineare rimane la stessa. Infatti i due solenoidi messi uno in fila all'altro non fanno un campo B più intenso, fanno soltanto un campo B della stessa intensità ma più lungo. La densità lineare di spire è quindi 7500 spire al metro. Per procedere nello svolgimento, ricordiamo che l'incognita è la corrente nel solenoide, quindi noi prima dovremo trovare l'intensità del campo B facendo la formula inversa della forza di Lorentz di Faraday, che è questa, la formula inversa. Troveremo quindi B e lo sostituiremo qua per trovare I. La forza magnetica la troviamo dall'allungamento dei dinamometri. Infatti sappiamo che il filo raggiunge l'equilibrio quando i dinamometri si allungano di 1,8 cm. Infatti da 22,0 a 23,8 cm, 1,8 cm di allungamento. E sappiamo anche che la costante elastica va raddoppiata, quindi per 2, perché i dinamometri sono 2 e abbiamo detto prima si comportano come se fosse un unico dinamometro di doppia rigidità, quindi non più 1 ma 2 newton al metro. Perciò con la legge di Hooke possiamo calcolare la forza elastica, che è di 36 mN e che è anche la forza magnetica. Una piccola osservazione, la massa del filo non ci serve. Infatti il filo era già in equilibrio prima che si accendesse la corrente elettrica, per esempio nel solenoide, e già i dinamometri erano in grado con la loro forza elastica di contrastare il peso. Quando poi viene accesa la corrente nel solenoide oppure la corrente nel filo, si aggiunge la forza magnetica verso il basso e i dinamometri devono mettere quell'extra contributo di forza elastica che abbiamo calcolato qua. Quindi a noi non interessa la massa del filo né quanto pesava prima, interessa soltanto l'aumento di peso effettivo del filo. Aumento di peso effettivo che è dato dalla forza magnetica
e che i dinamometri devono contrastare aggiungendo questi 36 mN di forza verso l'alto, di forza elastica. Quindi ora possiamo procedere al calcolo del campo B, perché abbiamo tutti questi dati. In particolare qua dobbiamo mettere al posto della corrente, dobbiamo mettere 9 A, che è la corrente che scorre nel filo rettilineo, e dobbiamo stare attenti alla lunghezza del filo, verrebbe da metterci 10 cm, perché il filo era lungo 10 cm, tutto il filo da B a C. Ma in realtà non ci va messa tutta la lunghezza del filo, perché il filo soltanto in parte, solo un tratto del filo è immerso nel campo B. Una parte del filo infatti esce fuori dal solenoide. La parte che invece è inserita nel solenoide è pari al diametro del solenoide. E il diametro del solenoide è di 8 cm, il raggio è 4 cm. Quindi non la lunghezza del filo, ma il diametro del solenoide di 8 cm. Svolgendo questo calcolo viene fuori un campo B di 50 millitesla. Ora che abbiamo calcolato il campo B, andiamo a sostituire quassù per ricavare la corrente nel solenoide con la formula inversa, B su μ0n. B, 50 millitesla, μ0 lo conosciamo, n la densità lineare di Spire l'abbiamo calcolata prima, e il risultato è 5,3 A. Nel solenoide scorrono 5,3 A. Un modo sintetico di risolvere il problema utilizzando un unico calcolo numerico è questo. Si parte come prima dall'uguaglianza tra la forza elastica e la forza magnetica. La forza elastica, K e delta L, è la legge di Hooke. La forza magnetica è la forza di Lorentz, ILB, sempre greco mezzi fa 1. Al posto di B sostituiamo μ0ni. Ricaviamo la corrente del solenoide, che è la nostra incognita, I è uguale a KE delta L diviso tutti questi quattro fattori, IL μ0n. Ricordiamo che L è il diametro del solenoide. Quindi con quest'unica formula andiamo a fare un unico calcolo numerico. 2 N al metro è la costante elastica, come se il dinamometro fosse unico, quindi di rigidità di valore doppio. Delta L 1,8 cm. La corrente che scorre nel filo rettilineo 9 A, 8 cm appunto è la lunghezza del filo, quella soltanto il tratto immerso nel campo B, μ0 lo conosciamo, e n la densità lineare di Spire, 7500 Spire al metro. Tutte le unità di misura si semplificano, Newton, Ampere, centimetri, metri, l'unica che sopravvive è questo Ampere qua. E il risultato è 5,3 A. Questo metodo sintetico con un unico calcolo ha il pregio di ridurre gli errori dovuti alle approssimazioni numeriche. Infatti non si fanno calcoli intermedi che porterebbero delle approssimazioni durante lo svolgimento del problema.